io mi sento i ginocchi. Buon compleanno Vespa, 76 anni, portati alla grande e in questo weekend a Pontedera, città dove nascono i prototipi delle due ruote. Tante sono le iniziative per celebrarla, a partire dal raduno dei vespisti di tutta Italia. È il compleanno di Vespa, che ogni anno il 23 aprile torna a casa sua, torna a Pontedera dove è nata nel 1946, per festeggiare il compleanno con i suoi cari, con i suoi amici, con tutta Italia. Da Vercelli in Vespa? Vercelli in Vespa, sempre in Vespa. Quanto ci avete messo? Circa 5 ore, però dopo ci si ferma magari a mangiare o si vede qualcosa che ci piace, allora magari se ne può mettere anche 8 di ore. Amare la Vespa ed essere vespisti è una sorta di vocazione. E chi ce l'ha avuta in gioventù se la tiene stretta per tutta la vita. Lei la chiama ragazza? Sì. Perché? Perché? Perché è nata con me. È il simbolo dell'Italia. Per 66 anni è tornata a casa oggi. Parte sempre il primo volo. A caldo, ma a freddo no, freddo ci va un po' di più. 56 anni fa è nata la Vespa, io e mia moglie, di cui 49 anni di matrimonio. Tema centrale di questo 76esimo compleanno, la Vespa e la musica, con una mostra al Museo Piaggio. Con la Vespa, protagonista dei videoclip musicali. Ero piccolina, vedevo le vespette girare e sognavo di avere una Vespa. E quando sono diventata grande ho realizzato il sogno. Adesso ne ho 3. Mi piace averle diverse dagli altri, così un po' gli altri vedono e le guardano. Se qualcuno non gli garba, però insomma vedo che per ora sta garbando a tanti perché la passione sta aumentando. Mi garberebbe averne tante, però purtroppo non si può. Tanti uomini... Però anche le donne amano la Vespa. Le donne amano la Vespa, però dobbiamo essere in più a guidarla. E nelle prossime ore saranno tanti passaggi in tutta la Toscana dei vespisti a festeggiare. Adesso speriamo che almeno sto tempo ci grazi. La vedo un po' dura, però uno ci prova, dai.